Buonasera, ben ritrovati nel nostro spazio a tu per tu, dove di solito andiamo a conoscere personaggi della cultura toscana. Oggi parliamo di letteratura e lo facciamo con un amico di TVL che è venuto nei nostri studi a trovarci, perché è uscito il suo secondo libro, Due di Briscola, è con noi l'avvocatissimo Franco Legni. Ciao Franco. Ciao, grazie di avermi ospitato. È un'emozione esserci dal vivo per la prima volta. Innanzitutto come stai? Bene, molto bene, molto bene. È uscito il libro, quindi sono agitato. Agitato? Però diciamo, dopo uscito sei un po' rilassato. Sì, anche se la parte peggiore è quella che arriva dopo l'uscita, perché c'è la promozione. Sto un po' girando tutta l'Italia con questa cosa. Quindi. Allora, parliamo di Due di Briscola. Come ho detto, è il secondo libro di Franco Legni, avvocato pratese che si è dato alla scrittura. Poi gli chiederemo se si sente più avvocato o più scrittore. Intanto diciamo che in questo ambito sei scrittore, che narra le avventure di un avvocato, Nichi Moretti, e questa è la sua seconda avventura, giusto? Esattamente. Due di Briscola. Due di Briscola. Partiamo subito dal nome, perché Due di Briscola in Toscana solitamente non conta niente. E più o meno è la storia del personaggio, che è un Due di Briscola, o meglio, all'inizio del libro, non dico troppo, però all'inizio del libro lui è comunque un avvocato di successo, nel senso che ha comunque un sacco di clienti nella malavita ed è convinto di essere un mezzo boss del tribunale. In realtà saranno gli stessi clienti a tradirlo, a mandarlo in galera e a farlo diventare un Due di Briscola, cioè uno che non conta molto, una carta in mezzo alle altre. Poi si sa, il Due di Briscola, quando c'è l'occasione, può fare anche prendere tutto il piatto. Certo. Però, diciamo, non è una vita facile quella di essere un ultimo. Ed è un libro un po' sugli ultimi, diciamo. Certo. Parliamo sempre del protagonista, che è l'antieroe per eccellenza. Sì. L'hai voluto proprio creare, certo. Creare così. È uno di quei personaggi che è comunque alla ricerca di una felicità, di una missione, del suo elisir finale. Però poi diciamo che assapora, morde la vita, anche se a volte la vita gli... Anche se a volte è amara. È amara. Ma sai, lui è sicuramente amo dire che questo qui è la storia è una tragedia che però fa ridere, nel senso che comunque sì, lui è uno che la vita poi, proprio dal momento in cui le cose cominciano ad andare male, la comincia a assaporare, nel senso che... come avvocato non era questo fenomeno, però come carcerato è un numero uno. Quando finisce in carcere scappa, come fuggitivo è assolutamente un uomo che prende in mano le redini della sua vita. Poi con tutti i libri che ci sono sugli avvocati di successo, che risolvono mille casi, che hanno donne bellissime che non si decidono ad amare, questo è uno che non risolve nulla, questo va in galera subito, le cause tendenzialmente le perde, le donne gli piacciono tutte e nessuna si innamora di lui, quindi cioè, ci serviva anche un altro libro sugli avvocati, ma perdenti finalmente. Finalmente perdenti. Diciamo, se facessero la serie TV non la farebbe Raul Bova, la farebbe, no. Non lo so. Ecco, perché me la immagino questa trilogia, una serie TV su Nichi Moretti? Di questo hanno scritto la sceneggiatura, cioè, non si sa, potrebbe andare in porto, però cioè, la sceneggiatura del film è stata fatta. Io quando l'ho scritto, onestamente, uno sogna sempre. Certo. Il personaggio, perché uno pensa sempre al film, perché lo visualizza e quindi certo. Lo vede... Il personaggio di Moretti, a me sarebbe piaciuto molto farlo fare a Mastrandrea quando era un po' più giovane, faceva sempre questi ruoli da sfigato, con del cervello, perché comunque il personaggio non è uno stupido, è che si fa prendere le sue emozioni, lui segue un po'... Poi Mastrandrea è molto bravo anche a fare il toscano, perché... Sì, con Virzì ha fatto delle gran belle cose. Poi Nichi Moretti è un avvocato pratese, certo. E qui, perdonami, ci sono delle... Posso capire, però c'è anche un pistoiese nel libro. C'è Giulio, che è l'amico di Nichi, che c'è in tutti i libri, ci sarà anche nel prossimo, che è un mio amico che si chiama Giulio, che è di Pistoia e che comunque è molto simile. Allora c'è un po' di... Però toglici una curiosità, quanto c'è di Franco Legni e Nichi Moretti? Ma chiaramente in questo caso non bisogna mai confondere, dice no l'autore con l'opera, in questo caso si confondono molto bene, naturalmente la vicenda è tutta inventata, però il personaggio principale è costruito su me stesso, nel senso... Vorresti essere un po' come Nichi Moretti?
Beh, alla fine sì, perché comunque lui, qualsiasi cosa gli succede, lui sta bene, si trova bene, riesce a sistemarsele tutte. Io a volte mi trovo a disagio, tipo certo. Ora, sono davanti alle telecamere, no, un po'. Però... Allora, facciamo un'altra domanda. Andresti a cena con Nicky Moretti? Sì, personaggio divertente, nel senso... Però ecco, non sai quello che ti aspetta, perché comunque è... lui rappresenta nella mia testa il sottoscritto qualche anno fa, quindi con molto meno senso della responsabilità, non che oggi abbondi, ma insomma, e quindi personaggio che deve essere divertente, perché è un perdente felice, nel senso, quindi è giusto che sia divertente. Ecco, c'è un po' il tema del fallimento in questo, certo. in questo libro, no? È il tema principale. È il tema principale. Il fallimento è una di quelle cose dalle quali inevitabilmente ci passiamo un po' tutti. Per forza. Bisogna piccoli passarci. Piccoli o grandi. E poi magari chi è bravo dal fallimento impara e magari riesce ad arrivare al successo. Certo, la come una fenice, no? Che rinasce dalle ceneri. Sì. Certo, la storia è piena di grandi tonfi che diventano successo. Ora, uno famosissimo è Churchill, che aveva fatto un gran tonfo, era stato messo da parte e poi ha vinto la guerra, per poi rifare il tonfo elettorale dopo. Però è anche vero che chi vive di grandi emozioni e punta in alto deve essere pronto anche a... Dall'alto si casca e il botto si fa più grande e quando hai fatto il botto magari l'unica cosa o scavi o cominci a risalire, e il libro parla proprio di questo, della lenta risalita di tanti due di briscola, quindi il punto l'hai centrato, è questa la... E poi tra l'altro è un tema, quello del fallimento, che a volte in Italia viene visto un po'... Certo, come un disastro. Un disastro, una volta che uno è fallito, stop, esatto. Sei finito, magari non so, in altri paesi, magari già, certo. già negli Stati Uniti, che hanno tanti altri difetti, però il fallimento sì, è una cosa... Il self-made man che diventa qualcuno, poi crolla per qualche motivo e ricomincia da capo, è visto come un eroe, da noi è visto come un disgraziato, esatto. Che cerca di arrabattarsi, e purtroppo loro sono un po' troppo cinematografici, noi un po' troppo drastici e moralisti, quindi bisognerebbe riuscire a dare nel mezzo, a mediare. Sì. Senti, edito da Giunti, quindi quando è arrivata la notizia che ti sarebbe stato pubblicato da Giunti, credo insomma sia stato un bel... Ho pensato a uno scherzo, a dire il vero. Già il primo, no? Già sì. Io, Nicky Moretti. Allora. In realtà, esatto, il secondo libro che esce con Giunti, questi erano usciti in editoria indipendente qualche anno fa, quindi sono stato ripescato da loro e rigonfiato e mandato in tutti i supermercati, librerie del paese, quindi è... lì per lì non ero tanto convinto che fosse, pensavo ai miei amici mi avessero fatto uno scherzo, in realtà poi è magnifico, le fotografie dei miei amici vanno magari in vacanza in Sicilia e ti mandano la foto della vetrina con il libro dentro, sì è una, i miei amici mi dicono che grande soddisfazione, per me è un grande divertimento, perché l'idea è anche molto lontano da qui, poi l'altro è stato tradotto anche in Danimarca, quindi anche all'estero, qualcuno stia leggendo le cose che ho pensato io e che quindi ci sia una specie di connubio mentale è comunque è molto stimolante, quello senza ombra di dubbio, anzi... Ti è capitato di trovarlo in autostrada? Perché se sì. il successo è quello, quando il diploma... L'autogrill anche per me è una cosa quasi pornografica, cioè quando entrai la prima volta in autogrill e vidi la colonnina con i miei libri... Sì. Disse ci siamo, il prossimo passo è il mercato dell'usato e poi dopo posso dire di aver fatto tutto. Devo dire sì, sono quelle piccole cose che ti sembrano delle cose incredibili. Senti, quanto il tuo mestiere d'avvocato ti ha aiutato a scrivere certe situazioni? Cioè, abbastanza. Primo perché, essendo un libro professionista, riesco a ritagliarmi magari il tempo per farlo, anche se poi... Bisognerebbe essere sempre metodici, avere tempo e cervello di concentrarsi, mentre al momento mi metto a scrivere più delle volte telefono a uno che deve divorziare dalla moglie e sta un'ora a raccontarmi gli affari suoi, ma proprio questo è lo spirito giusto, nel senso che nel mio di lavoro se ne vedono un po' di tutti i colori, si incontra un'umanità, tanti pensano anche drammatica, in realtà anche bella, nel senso comunque quando aiuti qualcuno a risolvere un problema poi ti diventa amico e ti è riconoscente e spesso si trova un connubio, quindi umano. Per scrivere in questo libro, per esempio, c'è un sacco di personaggi, l'umanità va un po' conosciuta, quindi quello che mi aiuta è proprio il corpo a corpo con la persona che hai davanti e che si affida a te, quindi è...
Beh, lo possiamo dire, all'inizio c'è proprio tutta una descrizione di personaggi, certo, all'interno del carcere, diamo solo l'incipit. Sì, per carità. Che insomma te li fa proprio immaginare, li descrivi in una maniera vera, però con quella punta di ironia e di sarcasmo che insomma sì, anche perché ti fa andare avanti per forza. Anche perché nel carcere ci sono stato, per ora solo come avvocato, insomma mi do delle speranze anche come imputato e condannato, però ci sono stato nel carcere, non è affatto un posto allegro, so di dire una banalità, però finché qualcuno lo vede con i suoi occhi non riesce a capire cosa sia la cattività per gli esseri umani. E stare lì dentro, credo che se non hai una dose di autoironia, di capacità di sopravvivere, di ridere di tutto, si rischia veramente di stare molto male. E quindi carcere io me lo sono immaginato in un posto dove velenoso, però dove un po' si ride, un po' alla Amici miei, sì, nel senso, è chiaro che sono fra quattro mura, però si danno tutti il soprannome, cosa che, certo, che succede, e si cerca di condurre una vita lì dentro per quanto sia difficile, strano, e poi incontri di tutto, sì, e quindi... All'inizio, infatti, Niki, noi vi parliamo solo dell'inizio, sì, per darvi proprio la voglia, perché poi dopo non voglio fare spoiler, Niki però all'inizio si trova appunto in carcere, questo lo possiamo dire. Sì, lo viene arrestato alla seconda pagina. Viene arrestato alla seconda pagina e all'inizio sta un po' in disparte, certo, deve fare proprio il gioco del duo di briscola. Certo, ma... Il libro parla proprio di un uomo che passa dall'essere in una condizione di privilegio a una condizione di sopravvivenza, e all'inizio, come tutte le persone che insomma si trovano in un ambiente non suo, preferisce studiarlo, parte con i preconcetti, pensa che lo violenteranno tutti nel carcere, sì, e quindi poi diciamo sono le paure possiamo avere tutti noi, paure più classiche, certo, ovviamente, che hai di trovare quello che ti diciamo bullizza, certo, o che ti ricatta o che ti obbliga, quindi si guarda intorno e come l'italiano medio riesce a essere comunque amico un po' di tutti, a dare un colpo alla botte al cerchio, a essere amico del direttore ma senza tradire i carcerati, e diciamo che l'arte dell'arrangiarsi, che è tipica anche del nostro essere, diciamo, viene fuori. Sì, no, ma poi soprattutto viene fuori anche quel lato umano, certo, anche dei carcerati, perché magari si pensa, chi è fuori pensa sempre che vabbè, quelli, certo, sono il male della società. Il male della società, se ne devono stare, certo, lì. Però insomma l'umanità. Sono persone che hanno anche sbagliato, ma certo, la stanno anche pagando. Va sicuro che chi è in carcere la paga la pena che ha commesso. Bene, allora, Due di briscola, il nuovo libro di Franco Legni, edito da Giunti, lo sta presentando in giro per tutta Italia, quindi stai facendo un bel tour. Prossima settimana sarò prima in Puglia e poi a Pistoia il 25. Diciamolo, sì, 25. Con questa aspettabile persona che è accanto a me. Saremo al giardino di Montoliveto. Alle 18. Alle 18, sarà un pomeriggio da passare assieme e ci divertiremo. Sì, anche perché insomma c'è bisogno, no, di ridere, di stare allegri, quindi si berrà qualcosa, si parlerà, sì, del libro e si aspettano domande. L'ultima domanda che ti faccio: c'è qualche tuo cliente che ti ha chiamato e ha fatto avvocato, però adesso che fa lo scrittore, ma io devo divorziare? Più o meno quasi tutti hanno fatto la stessa gag, perché diciamo il trend è la telefonata: se in giro a presentare il libro posso venire in studio. Questo è un po' ormai il refrain. Penso, finirà, è successo anche l'altro libro, finirà purtroppo. Vabbè, insomma, però non tutti possono raccontare di avere un avvocato che è anche scrittore e scrittore di successo. Trovate in tutte le librerie Due di briscola, il nuovo romanzo di Franco Legni. Grazie mille di essere stati con noi. Grazie mille. Grazie Franco. E arrivederci.